Come nasce l'idea? L'anno scorso sono stato a Rio de Janeiro, le passate Olimpiadi, a vedere le finali di mountain bike, sia maschile che femminile. La mia grande passione per la bici mi porta a sviluppare questo progetto e pian piano si è concretizzato fino ad arrivare, ecco, il 5 di ottobre, che partirò per il Giro del Mondo, che durerà 3 anni. Primo anno attraverserò tutte le Americhe, a cominciare dalla Terra del Fuoco in Argentina, a risalire fino in Alaska. Secondo anno la parte dell'Europa, la nostra Europa, fino ad arrivare all'estremo, a Capo Nord. Poi riscendendo entrerò in Russia, Kazakistan, parte bassa della Mongolia. Certo, la Mongolia non la potrò fare perché ci stanno le vette più alte del mondo, impossibile. Entrerò in Cina, Pechino, Shanghai, che è d'obbligo, traghetto Osaka-Tokyo, per arrivare fine agosto, diciamo appena iniziate le Olimpiadi, dove arriverò un'altra volta alle finali della mountain bike. La partenza è prevista giovedì 5 da Roma, prenderò l'aereo, mi porterà a Rio, e da Rio giusto un giorno per immortalare le foto a Rio e poi cominciare il viaggio. Partenza ufficiale sarà ad Ascoli, martedì pomeriggio, perché poi dovrò preparare tutti i pacchi con la bici, le borse, l'attrezzatura, perché dovrò arrivare in aeroporto e caricarli separatamente da me, perché quelli viaggeranno con l'aero cargo.